è un numero zero importante, quarto tempo, è un'iniziativa che la Lega Nazionale Dilettanti sta portando avanti, con il contributo determinante del Comitato Regionale Abruzzo. Chiaramente, siamo alla prima giornata, ma l'inizio è stato molto positivo perché da una parte c'è stata un'inaugurazione importante che ha visto presenti il Presidente Gravina, il Ministro Abodi e le componenti federali, oltre che istituzioni e naturalmente tutto il mondo dilettantistico, consiglio direttivo e ovviamente componenti delle delegazioni, ragazzi, giovani, bambini per visitare i padiglioni e soprattutto per confrontarci sui grandi problemi che sono oggi all'ordine del giorno. Quindi riflessioni sulla riforma dell'ordinamento sportivo e a seguire riflessioni sulle problematiche primarie che interessano il nostro mondo, valorizzazione vivai, sicurezza, salute, attenzione al calcio femminile, al calcio a 5, al beach soccer, alla dimensione degli sport, quindi tutte le realtà in cui si declina la realtà del mondo dilettantistico e giovanile, che conta 1.100.000 tesserati comprensivi del settore giovanile scolastico e che è presente in tutti gli angoli del paese.